Ciao a tutti, per chi ancora non mi conosce, io sono Floriana e oggi prepareremo un'altra ricetta tipicamente siciliana, le paste di mandorla. Si tratta di dolcetti realizzati appunto a base di mandorla, un ingrediente che in Sicilia viene utilizzato tantissimo per la preparazione di dolci. Queste paste sono perfette per essere servite con una tazza di tè, un caffè o a fine pasto, ma vengono anche utilizzati per arricchire il cesto che viene preparato ai bambini per il 2 novembre, il giorno della commemorazione dei defunti. Io in questo caso ho realizzato tre varianti diverse, cioè una semplicemente decorando con delle zucchero a velo, un'altra con delle ciliegie candite e un'altra con mandorle pelate. Le possibilità però per decorare queste paste sono davvero tantissime. Potete utilizzare dei confetti di danice, della granella di pistacchi, delle lamelle di mandorla oppure semplicemente dei pinoli. Insomma, iniziamo a preparare le paste di mandorla. Per prima cosa ci serviranno le uova. Dovremo separare i tuorli dagli albumi perché ci serviranno soltanto questi ultimi. Intanto ti ricordo di iscriverti al mio canale, di mettere mi piace a questo video e di attivare le notifiche così da non perdere i prossimi video. Aggiungiamo gli albumi all'interno di una ciotola e lavoriamo energicamente con una frusta. Si dovrà formare della schiuma. Aggiungiamo quindi 3 gocce di aroma di mandorle amare e continuiamo a mescolare. Aggiungiamo la farina di mandorle e quindi lo zucchero a velo. Mescoliamo velocemente con una forchetta e continuiamo con le mani, schiacciando il composto così da far fuoriuscire l'olio presente nelle mandorle. Continuiamo a lavorare all'interno della ciotola e successivamente sul piano di lavoro fino a formare un impasto perfettamente liscio e non appiccicoso. Mettiamo quindi a riposare in frigorifero per 10 minuti coprendo con pellicola. Riprendiamo quindi l'impasto e dividiamolo in tocchetti. Formiamo quindi delle palline. Per realizzare i pizzicotti dovremo cospargere la superficie con dello zucchero a velo e poi sul piano di lavoro fare pressione con i pollici e gli indici, in questo modo. Disponiamo quindi su una teglia foderata con carta forno. Le altre palline invece andranno cosparse con dello zucchero semolato. Per la versione con le mandorle pelate schiacciamo leggermente le palline e inseriamo al centro una mandorla pelata. Schiacciamo al centro anche le altre palline e aggiungiamo al centro mezza ciliegia candita, effettuando sempre una pressione, in questo modo. Disponiamo quindi le paste sulla teglia e facciamo cuocere a 170 gradi per circa 15 minuti. Eccole qui le nostre paste di mandorla appena sfornate. Buon appetito! Vi lascio quindi il riepilogo degli ingredienti e alcuni consigli per delle varianti. La trovi su tuorlorosso.it.